Bentornati, pace e bene. Oggi, 5 dicembre, ricordiamo la beata Agostina. Ascoltiamo. María Anunciación Peña Rodríguez nacque a Ruanales, nella regione spagnola della Cantabria, il 23 marzo 1900. Il 14 dicembre 1924 entrò come postulante nell'Istituto delle Suore Serve di Maria, Ministre degli Infermi, fondate da Suor Maria Soledad Torres Acosta, canonizzata poi nel 1970, presso la casa di Tudela, ma si trasferì per il noviziato nella casa madre di Madrid. Là prese l'abito di suora coadiutrice il 4 luglio 1925, assumendo, in ricordo della madre, morta quando era bambina, il nome di Suora Agostina. Nel periodo del noviziato venne descritta come persona di virtù non comune, sentimenti molto nobili e, benché di scarsa istruzione, molto intelligente. A Madrid, il 5 luglio 1927, emise i primi voti e il 5 luglio 1933 si consacrò totalmente al Signore. Si dedicava principalmente alla coltivazione dell'orto ed accorreva appena le consorelle avevano bisogno di qualcosa. Appena aveva un momento libero la si poteva incontrare in cappella, raccolta di fronte a Gesù e Eucaristia. La sua carità si esercitò in maniera palese quando le venne affidata una suora sofferente di paralisi. Allo scoppio della guerra civile spagnola, nel luglio 1936, le religiose dovettero deporre l'abito e furono costrette a non poter comunicare le une con le altre, neppure per pregare. Quelle che potevano si rifugiarono presso case di persone amiche. Quella che ospitava suora Aurelia e suora Agostina custodiva altre due religiose, suora Aurora López González, la più anziana dell'intero istituto, e suor Daria Andiarena Sagaseta, di 57 anni. La famiglia ospitante dichiarò che quando i miliziani vennero a catturarle e le insultarono, sospettando che fossero suore in incognito, suor Daria affermò: «In effetti siamo religiose, potete disporre come volete di noi, ma vi supplico di non far nulla a questa famiglia perché ci hanno accolte nella loro casa, per carità». Suor Agostina venne costretta a separarsi dalle consorelle e si unì a un'altra famiglia che stava scappando a Las Rosas. E lì da sola venne accusata di essere una religiosa e di essere stata vista pregare. Il 5 dicembre 1936 subì il martirio a 36 anni. Le altre tre suore invece morirono probabilmente l'indomani o il giorno dopo. La Beata Agostina, con altre consorelle, suore di Maria, ministre degli infermi, fa parte delle quattro martiri spagnole. Coloro che allo scoppio della guerra civile spagnola, insieme a tante altre religiose, dovettero abbandonare il loro abito, la loro vita religiosa e nascondersi. Ma poi trovate da alcuni militari, da alcuni miliziani, furono barbaramente uccise a causa della loro fede. Si contano che siano state quasi 296 le religiose uccise, martirizzate in odio alla fede durante questo periodo triste della storia, e vogliamo pregare traendo ispirazione dalla loro storia. Ti benediciamo, Padre, perché in ogni tappa della storia non smetti di suscitare nella tua Chiesa testimoni che fanno presente la tua fedeltà e il tuo patto di amore con gli uomini. Tu hai voluto che le tue serve Aurelia, Aurora, Daria e Agostina, con le loro vite di servizio agli ammalati e alle famiglie che soffrono, fossero un riflesso del tuo amore che mai abbandona gli uomini. Tu hai reso forte la loro debolezza e per te hanno dato testimonianza della loro fede fino allo spargimento del loro sangue. Concedi a noi di essere come loro, testimoni autentici della fede che professiamo, e donaci la grazia che oggi da te invochiamo per la loro intercessione a tua maggiore gloria, e te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Beata Agostina, prega per noi.